conoscevo perché era da poco che si era trasferito, quindi non so dirle niente. C'è tipo, insomma, che si faceva dire poco. Io sa, non ci sono quasi mai, quindi non le so dire. Buongiorno. Al civico 35A di via Anconetana di Arezzo pochi hanno incrociato Antonio Di Stazio, eppure risiede proprio lì da un paio di mesi il vigilante sessantenne che ormai 8 giorni fa era scomparso con il contenuto del portavalori sul quale stava trasportando 50 kg d'oro per poi ricomparire dopo giorni di latitanza a Lucca. L'uomo si era presentato lunedì mattina assieme al suo avvocato Marco Tregi alla caserma dei Carabinieri proprio di Lucca. Per lui l'accusa è quella di appropriazione indebita. Il vigilante sarebbe ricomparso anche al circolo della zona Giotto. Ai suoi amici avrebbe detto di essere stato al mare prima a Livorno e poi all'isola d'Elba. Nemmeno una parola invece del loro scomparso, a quanto pare, neppure con il suo avvocato difensore. Guardi, io faccio, sono abituato a fare una difesa tecnica, quindi non saprei proprio. Cioè, non è che io faccio l'inquirente, come mai le spiegazioni su assolutamente non gliel'ho chieste, ecco. La difesa tecnica in questo momento qui, siamo in un momento tra l'altro delicato nel corso delle indagini preliminari dove chiaramente c'è una segretezza tra nei rapporti che c'è tra cliente e avvocato che chiaramente non possono essere né divulgati alla stampa, la procedura, diciamo, né chiaramente gli inquirenti penso che dicano a voi niente sul punto, quindi se ci sarà un confronto con l'autorità che interviene. Ecco.